Salve a tutti, in questo video vi mostrerò come fare il fiorellino che ho realizzato per il cardigan Tenerezza, il golfino baby. E ve lo farò vedere chiaramente in un unico colore, ma voi lo potete realizzare con tutti i colori che volete. Allora, per questo fiore sto utilizzando questo filato con un uncinetto da 3 mm, ma è chiaro che potrete fare questo fiore, questo modello, con qualsiasi filato vi pare, qualsiasi uncinetto volete. Allora, si inizia con un cappio iniziale, inserite l'uncinetto e fate 4 catenelle, 2, 3, e 4, unite in cerchio con una maglia bassissima nella prima catenella, in questo modo. Adesso una catenella, entrate al centro di questo cerchietto appena creato e fate 12 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Unite in cerchio con una maglia bassissima nella prima maglia bassa di inizio giro, non nella catenella, ma nella, questa è la catenella, questa invece è la prima maglia bassa. Pronti per il giro numero 2. Giro numero 2. Una catenella, rientro nella stessa maglia per fare una maglia bassa. Adesso nella maglia seguente faccio 1 e 2 maglie basse nella stessa maglia, in quella dopo solo una, in quella dopo 2, una e 2. Ripeto per tutto il giro, una volta solo una, in quella dopo 1 e 2 maglie basse. Vado avanti così per tutto il giro. Alla fine di questo giro avrò in totale 18 maglie basse. Chiudo questo giro con una maglia bassissima nella prima maglia bassa di inizio giro. Allora, pronti per il prossimo giro. Una catenella, rientro nella prima maglia e faccio una maglia bassa. Adesso 1, 2, 3 catenelle, nelle prossime 3 maglie basse, una maglia bassa in ognuna delle prossime 3 maglie, una, 2 e 3, 3 catenelle e ripeto 3 maglie basse nelle prossime 3 maglie, 1, 2, 3, di nuovo 3 catenelle, 3 maglie basse, 1, 2, 3, di nuovo 3 catenelle, 3 maglie basse, 1, 2, 3, 1, 2, 3 catenelle di nuovo, 3 maglie basse, 1, 2, 3 ed infine 3 catenelle e nelle rimanenti 2 maglie basse, 1 e 2. Per questo giro non dovete chiudere come si fa solitamente con la maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro, perché inizieremo il prossimo giro direttamente da questa posizione. Allora, abbiamo finito il nostro giro precedente con questa maglia bassa. Direttamente da qui iniziamo il nuovo giro caricando il filo, entrando nel primo spazio, questo occhiello di 3 catenelle, e facendo 9 maglie alte. Iniziamo con la prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona. Adesso chiudiamo con una maglia bassissima nella seconda di queste 3 maglie basse. Prima, seconda, maglia bassissima. E abbiamo riempito il nostro primo petalo. Ripetiamo, da qui carichiamo il filo, entriamo con l'uncinetto nel prossimo occhiello di 3 catenelle, facciamo di nuovo 9 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Una maglia bassissima nella seconda di queste 3 maglie alte. Continuiamo in questo modo fino ad andare a completare, a riempire tutti i petali. Alla fine del giro, dopo aver riempito l'ultimo petalo, chiudete con una maglia bassissima nella seconda maglia bassa qui sotto, e a questo punto il fiore è completato e potete tagliare e fissare il filo.